Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Questa settimana in studio i consiglieri Massimo Buconi, capogruppo socialisti, e Massimo Monni per il nuovo centrodestra. Apriamo subito con la pagina politica, si avvicinano le elezioni regionali. Una sfida alla presidenza di Catiuscia Marini, candidati già in campo, Claudio Ricci, sentiremo da Monni se il centrodestra è unito su questa candidatura e c'è anche Laura Lunni per il Movimento a 5 Stelle. Partiamo da Buconi, partiamo dalla maggioranza, eh, che cosa si profila per questo appuntamento elettorale che vedrà a gioco forza anche una nuova situazione in Consiglio regionale? Beh, mi sembra che si profili un vero confronto, eh, un bel confronto in nel senso di intenso, eh, spero anche bello nei modi, nei metodi, nei contenuti. Si dice sempre che sono elezioni difficili, ogni tornata elettorale, no? si ripete insomma, come questa volta mai così difficili. Penso che adesso non so se ce ne saranno di ulteriormente difficili nel prossimo futuro, sicuramente di quelle degli ultimi vent'anni credo che abbiano queste elezioni una specificità particolare come le, abbiano, come le hanno avute quelle nazionali, le hanno queste regionali, nel senso si calano ancora in una profonda crisi, timidissimi segnali eh, di ripresa, eh, ormai non siamo più ai problemi tra i cittadini, ormai siamo all'emergenza dell'emergenza. È difficilissimo stilare anche la lista dell'emergenza, c'è un vero bisogno sociale, c'è una disgregazione sociale ovviamente in atto dovuta alla crisi. Già c'era una società disgregata nei valori. Ora c'è una società disgregata anche per quanto riguarda qualità della vita, per quanto riguarda opportunità. Il famosissimo ascensore sociale. Cioè non è che è fermo, credo si sia stato smontato, bisogna inventarne uno nuovo. Quindi da questo punto di vista la politica, credo, mi sembra di percepire, insomma, parlando con le persone normali un pochino tutti i giorni, continua ad essere percepita non utile eh, alla causa, sono ancora troppi cittadini insomma, che hanno la percezione dovuta al persistere dei problemi che la politica non intervenga decisamente per risolverli, quindi saranno elezioni difficilissime nelle proposte, nel proporsi, la vera sfida sarà anche come si riuscirà a cogliere l'attenzione del cittadino sulle proposte elettorali, programmatiche di governo che, mes che vengono messe in campo e quindi come farsi insomma, che ci sia una... Altissima affluenza alle urne per capirsi. L'opposizione di centrodestra è unita? Claudio Riccia si è presentato come candidato presidente della regione, il nuovo centrodestra lo ha sostenuto sin da subito mi sembra, però poi le altre forze politiche che fanno? Si uniranno per dare il tentativo di fare scacco matto oppure ci sono ancora delle divisioni all'interno del centrodestra? Ma Diciamo che a oggi eh, non c'è un'unità di intenti di andare tutti sulla candidatura di Claudio Ricci. Ad oggi, eh, su Claudio Ricci ci sono tre liste civiche: eh, c'è il, il blocco centrista, nuovo centrodestra UDC, che da la settimana scorsa si chiama Area Popolare, non più né nuovo centrodestra né UDC. Eh, c'è un pezzo consistente dei dirigenti e amministratori di Forza Italia, c'è un pezzo consistente di dirigenti e amministratori dei Fratelli d'Italia, ma ancora i due partiti, Fratelli d'Italia e eh, Forza Italia, ancora non hanno fatto la scelta. Su Ricci ad oggi c'è anche l'appoggio la, eh, della Lega Nord, questo è molto importante perché eh, già con l'appoggio di, di una forza politica eh, di, che adesso eh, ha il vento in poppa, che è azione di trainante, eh, serve sicuramente per aiutare una eh, completa co coalizione di centrodestra. Noi ci auguriamo e stiamo lavorando tutti per andare uniti. Sappiamo che andare uniti significa avere grandissime probabilità di vittoria in questa regione dopo aver conquistato Perugia, Spoleto, Norcia e eh, le, alle ultime amministrative confermate altre città come Montefalco, Leruta, eh, Bastia. Eh, abbiamo la sensazione, girando già iniziando a fare la campagna elettorale, che su Ricci c'è la convergenza dei cittadini. C'è una grande voglia di cambiamento. La sinistra adesso non siamo ancora in campagna elettorale, ma la sinistra, onestamente, agli occhi di tutti, ha fallito soprattutto in questa regione: non ha tutelato eh, e non ha fatto nulla per cercare di salvaguardare al minimo eh, la, la grande crisi economica. Ha continuato. A curarsi solo dei propri interessi elettorali e non ha guardato al bisogno della gente. Questo ormai è un dato di fatto. Noi dove andiamo in giro? Noi abbiamo questa grande fortuna, devo dirlo, di avere un candidato come Claudio Ricci che è attrattivo perché è da tutti è riconosciuto come uno dei migliori amministratori della regione. Ricordo a tutti che Assisi ha le, le tasse comunali più basse, basta che uno fa una passeggiata per Assisi, vede come Ben amministrata questa città, è una persona seria, una persona che dà tranquillità e sicurezza, eh, che eh, al momento che eh, va a governare la regione dell'Umbria ha tutte le capacità per capovolgere la situazione attuale. Parliamo anche di regole, perché ormai è quasi arrivata in aula la nuova legge elettorale regionale, ricordo ci sono delle novità, adesso Massimo Buconi. Eh, ci spiegherà quali sono le, le principali novità della nuova legge elettorale perché Buconi ha votato favorevolmente nella Commissione per le riforme che ha prodotto questo documento in aula tra pochi giorni, quindi per l'approvazione di tutto il Consiglio. Monni invece è critico e quindi ci dirà perché no? Ma Buconi, quali sono le novità? Sì, dopo un cammino, diciamo, lungo, tortuoso. Non bellissimo, ecco, questo qui, su questo mi esprimo in questo modo, al di là del risultato, insomma, che nelle grandi linee, nella quasi totalità eh, condividiamo sulla proposta. Stato centrato però perlomeno un obiettivo indispensabile, cioè consentire all'Aula di discutere. Di una nuova legge elettorale, di una modifica delle leggi elettorali esistenti. Il presupposto dal quale si parte? Ora, rispetto alla crisi economica, alla disoccupazione, ai problemi dell'istruzione o della salute, mi rendo perfettamente conto che il normalissimo cittadino che ha problemi quotidiani dice: ma con la legge elettorale che cosa ci faccio? Ora, chiaramente, in un sistema democratico, essendo le elezioni, quindi il rinnovo degli organismi deputati a organizzare, a realizzare, Regolare la vita civile, sociale, politica, economica, appunto quella regionale, l'assemblea legislativa, le regole per eleggerle sono fondamentali, insomma. Se si sbagliano, tra... no, se, si, sbagliano, insomma, voglio dire. se eh, si adottano regole insomma, voglio dire, non chiare, non eh, trasparenti, non efficaci, poi si rischia anche il risultato voglio dire, ne risenta. Quindi è come partire bene con le fondamenta di casa. Non si vedono le fondamenta, si vede il colore, si vede il tetto, si vede il porticato, ma le fondamenta sono importanti. Perché era necessario modificarlo? Perché sono modificate le regole nel corso del tempo, nel corso degli anni. La prossima assemblea legislativa regionale sarà composta da 20 consiglieri regionali. È vero che l'Umbria è piccola, ma non è che essendo più piccola, anche qui è una male interpretazione della politica nazionale, allora anche i problemi sono più piccoli. In Regione Piccola i problemi ce l'hanno anche più grandi, quindi forse sarebbe stato bene eh, eh, non diminuire diciamo così, la rappresentanza, dare la possibilità quindi eh, di mantenere un'assemblea legislativa a, a 30, però è ridotta a 20. In nome della semplificazione, riduzione eh, costi della politica e quant'altro, io toccarlo che ci porta lontano, ma chiaramente le soluzioni dovevano essere ben altre che non ridurre gli spazi di rappresentanza e di democrazia, dicevo, con l'elezione il Consiglio regionale a 20 e il sistema elettorale vigente oggi, cioè quello in base al quale abbiamo votato l'ultima volta, avremmo verosimilmente, verosimilmente avuto un Consiglio regionale composto di tre rappresentanze, Partito Democratico, probabilmente Forza Italia, probabilmente il Movimento 5 Stelle. Perché? Perché quello che sfugge al normale cittadino è che il sistema elettorale... Eh, presuppone delle regole che vanno applicate metodi di calcoli eh, sono dei tecnicismi sembrano però è sostanza, si parla tutto di proporzionale esistono 6 o 7 modi per applicare un sistema proporzionale e, e secondo il sistema che si attua ho avuto modo di dirlo altre volte una forza politica fatto 100 magari i voti che prende se si attua un sistema con 100 voti può prendere il 60 o 70% dell'assemblea regionale dei 20 oppure potrebbe prenderne il 50% Dovrebbe vendere il 40 e i voti sono sempre quelli. Quindi è importante fare questo. Mi sembra che la proposta che abbiamo tirato fuori: i punti cardine, collegio unico regionale, l'Umbria è piccola, i rappresentanti sono pochi. Non possiamo fare solo rappresentanti comunali insomma, rispetto a questo, quindi possibilità di avere e di interloquire con gli elettori di tutto eh, il territorio regionale con un unico, eh, con un unico oh, collegio. Abbiamo previsto il meccanismo, proposto all'Aula, votato insomma, una, una modifica che prevede il meccanismo del turno unico, quindi un confronto diretto tra i candidati, anche qui discussioni, eh, più democratico o meno democratico, il doppio turno. Eh, e altre questioni? Beh, inviterei, voglio dire, su questa a riflettere, perché se il principio della democrazia è che chi prende un voto più dovrebbe governare, abbiamo visto che con il meccanismo un giro per l'Italia, e non mi riferisco alle questioni locali, sarebbe riduttivo, il doppio turno si presta benissimo a recuperare quello che alcuni considerano i vecchi arnesi della politica cioè nel secondo turno accordi, aggregazioni si recuperano intese, composizioni, nomi, giunte, incarichi di sottobanco cioè quindi ufficialmente la voca al cittadino, materialmente contrattazione serrata nelle segrete stanze. Noi pensiamo che il turno unio sia più trasparente, il cittadino ha le proposte di fronte, decide chi far vincere eh, e chi vince deve avere ovviamente la possibilità eh, diciamo così, di governare. Su 20 la maggioranza minima è di 11, insomma, per una questione eh, di percentuali. Noi prevediamo un sistema molto semplice, eh, chi vince possa ottenere eh, 12 seggi per avere un minimo di governabilità Comunque prefigurando che chi vince ne possa avere 12 e non più di 12. Eh, chi si oppone che dovesse risultare non vincitore, eh, il complesso delle opposizioni, 8 e non meno di 8. Anche qui un ordine ben preciso per cui i cittadini sanno che a quella coalizione, a quel partito, a quel presidente, qui vorranno far confluire la maggioranza dei voti, potrà contare su una maggioranza di 12, ma comunque c'è la tutela del sistema e ci mancherebbe democratico che chi si opporrà non potrà avere meno di 8 rappresentanti. Allora niente doppio turno, quindi chi vince vince subito. Ricordo anche quanto sia importante andare a votare perché eh, se eh, tanti non vanno a votare e poi ci sono anche governi che vincono con poco. Monni, il centrodestra invece tutto in blocco, ha abbandonato proprio i lavori per, fare, per scrivere la nuova legge elettorale, o meglio l'emendamento alla legge elettorale regionale. E questo già da metà gennaio. Quindi questa legge non piace alla opposizione di Palazzo. Ma intanto inizierei da come siamo arrivati e a, a che tempi siamo arrivati per elaborare questa legge elettorale. La legge elettorale andava eh, come dire, discussa forse già da un anno fa, non è stato possibile perché all'interno del partito di maggioranza, e questo non è sicuramente responsabilità del partito dell'amico Buconi, all'interno del partito di maggioranza relativo, cioè il PD, non trovavano una quadra tra le varie correnti o eh, bande, io le chiamo, perché forse è molto più ben preciso definirle così, e eh, siamo arrivati a discutere in commissione della legge elettorale da solo tre mesi. Eh, aggiungo anche che da parte nostra non sapevamo neanche con chi parlare all'interno del, par del partito di maggioranza, perché ognuno, ogni gruppetto del PD si, eh, si faceva referente della legge elettorale, cioè... Non sapevamo con quale componente, ce ne saranno circa quattro all'interno del PD, era referente della legge elettorale, perché ognuno di questi gruppi tirava la giacca per avere la garanzia di essere rieletto quella componente. Addirittura sono arrivati a chiedere a noi dell'opposizione di chiedere il voto segreto, così in modo tale che su alcuni passaggi c'erano i franchi tiratori per, come dire, per aggiustare meglio la legge in base alle esigenze di poche persone. Jack, lei capisce che già quando partiamo da una cosa così puerile è difficile sedersi in un tavolo dove si fanno le regole. In più, noi abbiamo iniziato a lavorare in commissione con la maggioranza, ma tutti gli emendamenti. Presentati da, dall'opposizione sono stati bocciati, tutti. Anche emendamenti che non andavano a inficiare quello che era il blocco diciamo, del, del, della, della proposta della, della maggioranza. Eh, noi voglio dire, capiamo benissimo che chi governa cerca di fare una legge su misura per le proprie esigenze, però arrivati a questo punto dove non è possibile arrivare al doppio turno e dunque. Caro Buconi, uno può vincere anche con il 31% delle preferenze su un elettorato come noi sapremo ridotto al 40% degli aventi diritto, dunque con una, con una minoranza schiacciante dei cittadini. Non è possibile avere il voto di, eh, disgiunto, cioè tutti eh, i sistemi elettorali e amministrativi c'è il voto disgiunto, cioè, uno può votare un candidato alla presidenza e un consigliere dell'altro schieramento, oppure un eh, consigliere dell'altro schieramento e il candidato della de, de presidenza dell'altro schieramento. Questo non è stato concesso neanche questo all'opposizione perché? Perché eh, naturalmente sanno tutti che sullo scontro diretto tra i due candidati ora in pista, Claudio Ricci da una parte e la presidente uscente Catusciamani dall'altra, se ci fosse il voto eh, disgiunto eh, andrebbe a soccombere sicuramente la candidata uscente alla presidenza. Dunque ad oggi noi non, non possiamo stare su questo tavolo, aspettiamo in Aula, speriamo che la maggioranza si renda, conto, si renda conto che queste regole vanno scritte a quattro mani invece che a due mani e vanno scritte anche tutelando quello che è i minimi della democrazia della legge elettorale. Cambiamo argomento, parliamo di sanità perché entrambi siete molto interessati e molto impegnati su questo fronte. Massimo Buconi, presidente della Commissione Sanità di Palazzo Cesaroni, che ha appena licenziato tra gli altri il testo unico in materia di sanità, un'opera mastodontica che racchiude tutto quello che ha a che fare con le leggi in sanità. E Massimo Mogni è uno dei consiglieri proprio particolarmente critici sulle scelte delle ASL. Partiamo dal Presidente della Commissione. Eh, dicevo, testo unico in materia di sanità vuol dire che adesso non ci sono più 3.000 leggi, ma c'è un volumone grande che le racchiude. Voi avete fatto un grande lavoro di eh, semplificazione con gli uffici sia della Giunta che del Consiglio regionale. Sì, beh, anche questo è un lavoro di cui non ci sarà la immediata percezione diretta da parte del cittadino, però è una linea caratterizzante, si chiuderà questa legislatura eh, con l'approvazione eh, degli ultimi due testi unici. Abbiamo già fatto turismo, eh, commercio, adesso arriva eh, urbanistica, arriva agricoltura e sanità testo unico lo dice la parola, è una scelta di semplificazione, eh, fare una sola legge che normi quella materia, eh, per attenersi al tema che lei indicava, testo unico in materia sanitaria, prendo conto che i cittadini non è che insomma, eh, i problemi della sanità sono quelli della salute, dell'assistenza, del benessere, non è che sfogliano le leggi, però eh, così Sarà curioso sapere che negli ultimi 30 anni circa eh, la Regione dell'Umbria ha normato la materia sanitaria, quindi accessi, diritti, farmaci, organizzazioni e quant'altro, mobilità con circa 420-426 norme. Eh, quindi un tomo insomma, a metri cubi testo unico si racchiude in un'unica normativa, un testo appunto unico dove c'è regolata uh, tutto il sistema sanitario regionale quindi una grande opera di semplificazione di chiarezza, eh, sono emerse ovviamente come si è fatto anche in altri testi unici norme che contrastavano una con l'altra difficile eh, diciamo così, applicazione di che staremmo tutti meglio? Spero assolutamente di sì, eh, però sicuramente è più leggibile eh, il sistema diciamo così, organizzativo eh, testi unici fatti anche in altri campi, per esempio quello dove deduco, eh, intuisco eh, prevedo che ci sarà maggior impatto. Per esempio, sarà quello dell'urbanistica. Insomma, eh, c'era proprio una rete inestricabile di norme in materia di urbanistica e di edilizia, ora per gli operatori, per le imprese, per i professionisti, per i cittadini, avere un testo di 270-273 articoli non mi ricordo invece delle 7-800 articoli che previgevano prima, beh, quello sicuramente semplifica un po' la vita. Eh, per quanto riguarda la chiarezza, ecco, quindi la filosofia del testo unica è questa. Chiaramente i temi in materia sanitaria, una regione la nostra che ancora tra virgolette insomma, sta bene tra le prime in Italia, regione di riferimento per i, prezzi, eh, per i prezzi standard in regime sanitario, regione che non ha debiti, regione che non ha messo ticket sanitari eh, particolari per, eh, aggiuntivi per finanziare il sistema sanitario, la sfida chiaramente qual è? Mantenere i servizi. L'obiettivo ovviamente è di migliorarli eh, compatibilmente con le risorse ridotte ogni anno che vengono messe eh, a disposizione. E qui, certo, c'è ancora tanto da fare, molto altro ancora si può fare e si deve fare ovviamente per ridurre le disfunzioni, iniziative per ridurre le liste, eh, le liste di attesa. Altro tema insomma, caldo, eh, questo MOLUC che riguarda un pochino tutti i sistemi sanitari, un po', eh, perlomeno dell'Europa eh, in Europa. Questo problema delle liste di attesa, quindi, è un lavoro che è in campo. Ci sono margini ovviamente per poter migliorare, però, l'invito per me stesso, per la politica, per gli amministratori e per i cittadini. Ecco, non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca. Spesso si sentono, eh, come posso dire, sulla scorta di eh, problematiche eh, particolari personali che riguardano ognuno di noi, una prenotazione, eh, una visita che salta, eh, una difficoltà magari interloquire su una corsia con un medico, eccetera, oppure con un infermiere, insomma, un problema, un farmaco, ecco Partiamo dall'inizio, partiamo dalla considerazione che comunque queste disfunzioni, che vanno superate, sono all'interno di un sistema che funziona, che garantisce servizi di qualità a tutti e dove ancora siamo in una nazione, in uno Stato pieno di tanti problemi, ma dove ancora il diritto alla salute non è proporzionato ai fogli e ai soldi contenuti nel portafoglio. Ecco, mettiamo in testa sempre questo tipo di riflessione. Bonni, dicevo, lei è particolarmente critico per quanto riguarda le scelte che vengono compiute in eh, materia di sanità, e anche ultimamente insomma, ne ha fatto una vera e propria battaglia politica, eh, evidentemente non la pensa come Buconi su eh, come vengono gestite invece le, le aziende ospedaliere della nostra regione. Ho sentito molte critiche da parte sua, i cittadini le conosceranno perché si informano al pari di me. Che cosa c'è invece di sbagliato nella sanità dell'Umbria, se vogliamo dare per sommi capi diciamo, il senso alla sua azione politica? Allora, innanzitutto per correttezza intellettuale devo dire che per quello che riguarda i conti della sanità sono a posto e quello che diceva Buconi va reso merito che eh, l'Italia e eh, l'Umbria è una regione modello da questo punto di vista. Ciò non significa che la sanità va bene. Eh, abbiamo un problema diciamo, di organizzazione dove porta quasi tutti gli ospedali, soprattutto gli ospedali di Perugia e di Terni, di avere delle liste d'attesa altissime per quello che riguarda le visite eh, specialistiche, eh, eh, problemi di gran lunga più importanti per quello che riguarda le persone che stanno sulle barelle in Corsia. E questo perché? Perché c'è una, una disorganizzazione dove i... Eh, gli ospedali periferici non fanno da filtro per quello che sono tutte le patologie che non sono acute e dunque è un problema di sistema, è un problema di organizzazione, è un problema dove eh, i, chi sta a dirigere le ASL o gli, os, gli ospedali non riescono a, a essere in sinergia per fare una progettazione di quello che è la sanità. Che è esemplare quella, ad esempio, del Nord Italia. Naturalmente, poi mettiamo anche eh, i casi dove, quando ci sono delle eccellenze, e in Umbria, negli ospedali Umbri di Perugia di Terni, anche altri ospedali, eh, abbiamo avuto eccellenze mediche di grandissimo rilievo, che non sono state eh, fatte nulla per trattenere la nostra regione. Ancora oggi abbiamo eh, problemi seri per quello che riguarda l'emorragia di queste eccellenze da parte eh, di professionisti bravi che poi alla fine eh, non, non trovandosi a proprio agio, non trovando un eh, rapporto eh, professionale con le strutture sanitarie e manageriali delle aziende, prendono e se ne vanno a, sulle altre eh, aziende del nord. Abbiamo tantissimi casi sull'ospedale Perugia. C'è stato ultimamente il caso anche dell'ospedale di Foligno, che ricordo un'eccellenza come il chirurgo ha rischiato di andare in pensione due anni prima e dunque perdere Foligno una eccellenza solo perché eh, il direttore generale eh, era in rotta di collisione. Non, so, non si capisce neanche per quale motivo eh, faceva di tutto per non. Eh, trattenere questo professionista, lei capisce che quando c'è la politica di mezzo che si ragiona con le pressioni dei sindacati, con le pressioni dei partiti a discapito della qualità della sanità, eh, il problema diventa serio. Aggiungo per quanto riguarda la semplificazione, io ricordo a tutti i cittadini umbri che noi votammo la legge sulla semplificazione dando eh, come dire, un, una fiducia per quello che si riguardava tutti i processi burocratici che la regione ha nei confronti dei vari settori, devo dire che eh, rispetto a quello che dice l'amico Buconi, eh, poi sull'atto pratico, quando si è andato a parlare de de della semplificazione specifica di ogni settore è stata una grandissima delusione. Perché è vero che siamo passati da, quattro, da 700 eh, art eh, diciamo articoli, chiamiamoli così, a 200, però non c'è stata una semplificazione. Sul testo dell'edilizia, questo ultimo eh, uscito dalla seconda commissione, voi dovete sentire i commenti dei professionisti. Quando i professionisti, che sono coloro che devono adottare eh, questi testi, si lamentano e continuano a dire che non è, non è cambiato niente, anzi è, sono peggiorate le, la, la situazione, ciò significa che la burocrazia ancora è così pesante e eh, che limita lo sviluppo economico di questa regione. Ma noi sappiamo tutti che in questa regione il grosso problema è lo strapotere della, dei dirigenti, che dunque sono quelli, coloro che gestiscono la burocrazia, rispetto alla debolezza della classe politica che amministra. Siamo all'ultimo minuto, Buconi, allora le critiche però non mancano, nonostante la buona volontà, Bene mi pare. <ride> e, fine legislatura, un uh, pensiero per la prossima. Rapidissimo. Beh, ovviamente l'aspettativa è quella di riproporre un progetto di governo dell'Umbria che tenga conto, certo, della strada e dei risultati importanti che sono stati raggiunti in questo primo mandato, in questa ultima legislatura. Quando dico importanti non è perché sogno, perché sto diciamo, su Marte. Eh, uno, eh, mi, mi hanno insegnato. Quando leggevo di più e quando studiavo di più che ero ragazzo, che il livello di soddisfazione di una persona, di un individuo, di un gruppo sociale si misura non tanto rispetto a quello che ottiene, ma rispetto a quello che si aspetta. Ecco, allora se il giudizio è rispetto alle aspettative è. Eh. Credo che qui siamo un pochino nel profondo rosso. Eh, se la misurazione va rispetto a quello che era possibile fare, beh, non siamo certo ai vertici al 10, ma siamo in una uh, bella sufficienza piena. Per cui l'aspettativa qual è? Di poter far meglio, ovviamente, di continuare, di poter attuare, di poter concretizzare quelle riforme strutturali di cui l'Umbria aveva bisogno e anche qui faccio un pezzetto di autocritica che per troppi anni non aveva affrontato semplificazione istituzionale agenzie uniche regionali, eh, proprio questione dire, eh, dei, dei trasporti o della semplificazione istituzionale. Ora dobbiamo gestire tutta la nuova fase, superamento delle province, servizi eh, fermi. Continuare a far funzionare i servizi cui la Regione è preposta nell'ambito delle disponibilità economiche ulteriormente ridotte che hanno i comuni, che hanno le istituzioni, che ha il Paese Italia, le nuove emergenze che si affaggiano, noi pensiamo di avere le idee chiare rispetto alle cose che possono essere fatte. Ci la riproponiamo. L'elenco è lunghissimo, se stiamo Vabbè. mangiando l'ultimo minuto che invece voglio dare anche a Massimo Monni per un flash, dopo Perugia, anche la Regione. Andrà all'opposizione, però non c'è il doppio turno in questo caso. Ma guardi alla fine il problema del doppio turno lo superiamo perché noi eh, faremo una campagna elettorale tipo referendaria. Chi vuole che le cose in Umbria vadano come sono andate come adesso può votare la presidente uscente. Chi vuole il cambiamento? Questa è la parola: cambiamento di questa regione come è il cambiamento di Perugia e si vede agli occhi di tutti: i Perugini, come Perugia è cambiata. In questi primi otto mesi, nonostante la situazione pregressa che le giunte di Locchi e Boccali ci aveva lasciato, soprattutto sul tema della sicurezza, vede basta che gira per la città e vede il cambiamento. Dunque, chi vuole il cambiamento vota Ricci. Vede se eh, la democrazia di questa maggioranza non ci permetterà il doppio turno, noi siamo convinti che con un turno unico, sapendo che chi vuole cambiare ha un presidente della giunta regionale dei prossimi cinque anni che può cambiare questa regione come ha cambiato e come ha amministrato una città come Assisi sa a chi votare. Non è un'elezione eh, diciamo regionale, ma è un referendum. Voterà nel mese di maggio. Chi, ripeto, chi vuole cambiare la nostra regione sa chi votare. Chi vuole che la regione vada avanti con i privilegi della solo di una certa classe dirigente politica e gli amici dei politici può rimanere a votare e continuare a votare per la presidente uscente. Bene, fermiamo anche Massimo Monni. Tempo scaduto, grazie per la vostra attenzione. Arrivederci la settimana prossima.